Buonasera, ben collegati su Ponte di Luce. Questa sera voglio parlarvi di un argomento che è molto importante perché ci lega al rispetto della natura e di tutte le creature che sono definite inferiori, ma che in realtà sono i nostri amici, compagni di vita. L'uomo non ha Nel percorso della sua esistenza non ha mai approfondito la necessità di stabilire un contatto amorevole verso la natura. Ha sempre creduto l'uomo che la natura fosse un qualche cosa da sfruttare, qualcosa da sottomettere, e quando parlo di natura voglio parlare non solo della fauna, della flora, diciamo, ma di tutto l'ambiente che ci circonda. Quindi oggi l'argomento che andremo a trattare è un argomento che responsabilizza il nostro comportamento, dovrebbe responsabilizzare il nostro comportamento. Premetto che quello che stiamo facendo non è una battaglia contro coloro che non hanno ancora raggiunto determinate sensibilità, ma è un modo, diciamo, per stimolare certe sensibilità. Anche a volte noi facciamo delle cose che non ci rendiamo neppure conto, perché agiamo in automatico, cioè automaticamente, per cui crediamo che le cose come vanno siano sempre andate così, ancora debbono andare così all'infinito. Invece, secondo me, questo è il tempo in cui l'uomo ha la capacità di fare delle riflessioni più profonde sulla sua vita e sulla vita di tutte le creature che lo circondano. Per cui è molto importante continuare a sensibilizzare le persone sul rispetto della creazione, perché alla fine, se noi non rispettiamo la creazione, alla fine non rispettiamo neppure noi stessi, perché tutto quello che succede poi si ritorce inevitabilmente contro di noi. Ancora buonasera a tutti quelli che si stanno collegando su Ponte di Luce. Grazie Gaetano, ciao Gaetano e ciao a tutti coloro che seguiranno questa diretta, che come dicevo poco fa è a favore della vita dei regni inferiori, cosiddetti inferiori. Parliamo dei doveri dell'uomo verso il creato e verso la creazione. Questo è un argomento che a me sta particolarmente a cuore perché attraverso l'esposizione di un'argomentazione come questa ho la possibilità di sensibilizzare, ripeto, tutti coloro che sentono dentro il proprio cuore che è giusto cominciare a cambiare alcuni atteggiamenti della vita. E abitudini che sono millenarie, diciamo, perché insomma, in sostanza l'uomo si è sempre creduto un essere superiore, ancora crede di essere superiore ad ogni cosa, per cui crede di poter gestire come meglio crede la realtà e anche la vita di tutti gli esseri. Invece questo è un atteggiamento scorretto. Noi siamo un'evoluzione che procede dal regno animale, ancor prima dal regno vegetale e ancor prima dal regno minerale, per cui possiamo dire che noi abbiamo fatto tutte le esperienze di tutti quei regni che adesso dovremmo imparare a rispettare e ad amare, proprio perché hanno permesso a noi di esistere così come siamo. Non ci dimentichiamo che l'uomo contiene in sé, essendo l'apice piramidale di questo sistema evolutivo planetario, contiene in sé immense esperienze fatte in tutti i regni precedenti. Quindi abbiamo necessità di vivere ancora nella realtà che ci circonda, per cui che chiamiamo terza dimensione, per cui dobbiamo assolutamente imparare a comportarci come dovremmo nei confronti di una realtà, la natura, che troppo spesso viene violentata, distrutta e magari abusata.
Per cui l'argomento di questa sera, i doveri dell'uomo verso il creato, ci riporta al rispetto della vita in generale, ma soprattutto perché il regno che più in qualche modo viene penalizzato dal comportamento degli esseri umani è quello del mondo vegetale e quello del mondo animale, perché comunque stiamo. Inutile che stia a ricordare tutti i dati e tutte le stime di grandi organizzazioni che fanno puntualmente ogni anno sullo stato di vita del pianeta, ma noi sappiamo benissimo che abbiamo un comportamento particolare che potrebbe in qualche modo, se vissuto in un modo più cosciente, cambiare, diciamo, tutto ciò che non va nel mondo per quanto riguarda il non rispetto della vita degli animali e della creazione. Per cui io, se avessi la possibilità e il potere di farlo, io proprio inserirei come materia di studio, proprio fin dalle elementari, il rispetto della natura, della vita e delle creature, ma con argomentazioni molto precise, specifiche, che possono veramente sensibilizzare l'animo dei bambini a un qualche cosa di importante che poi potrebbe creare un futuro meraviglioso. A dire la verità, le nostre generazioni non sono state abbastanza sensibilizzate al bene della creazione e soprattutto le ultime generazioni, l'ultima, la penultima generazione, diciamo che vive un po' abbastanza confusamente il rapporto con la natura. Sì, noi ci emozioniamo in un momento particolare della vita quando vediamo un tramonto oppure quando accarezziamo un gatto, e però non ci facciamo sicuramente da parte quando dobbiamo cibarci di carne che appartiene ad altri animali. La domanda è sempre quella, insomma, in sostanza un giorno arriveremo a comprendere, io spero presto, che la vita del gatto è importante come quella del vitello, oppure come quella della mucca, come pure quella del maiale. E poi un giorno sicuramente arriveremo a capire anche che il nostro comportamento, che ha favorito dal nostro egoismo e dal nostro interesse personale, ha diciamo, creato un sistema vitale del regno animale che è anomalo. Perché noi siamo abituati a far vivere animali che ci servono e a distruggere tutti coloro che non ci servono, tutti gli altri animali che apparentemente non fanno parte della nostra catena alimentare, ma soprattutto anche evolutiva. Io invece penso assolutamente, non me lo può togliere nessuno dalla testa, anche perché nelle mie personali esperienze col mondo spirituale ho sempre avuto la possibilità di avere ben chiara una parte perché spiegata da esseri meravigliosi che hanno superato da millenni la nostra storia, ben chiara la situazione della necessità di vita che hanno tutti gli esseri viventi su questo mondo. Una necessità di vita che alla fine si riflette nella nostra ne stessa necessità di vita. Per cui, quando un essere umano si preoccupa di rispettare la vita delle altre creature, anche se le ritiene inferiori, saranno queste creature che trasferiranno sulla frequenza umana più amore, più energia positiva e più benessere. Le creature che ci accompagnano da sempre nel nostro ciclo evolutivo sono state create e pensate dall'Onnipotente proprio per accompagnare l'evoluzione di questo meraviglioso pianeta. E noi non abbiamo assolutamente il diritto di fare razzia di specie, di permettere che alcune vengano eliminate per sempre dalla vita del pianeta e altre superino di gran lunga il loro numero creando dei disequilibri notevoli. Perché io non so se avete ben chiaro il concetto, cosa significhi
procurare il cibo a milioni e milioni di individui, di animali che poi servono come cibo umano. Tutto l'inquinamento che viene creato, immaginatevi un po' i grandi allevamenti di suini, di ovini, quanto materiale di scarto va a finire nei fiumi, nel mare, negli oceani e poi alla fine tutti gli escrementi di tutti gli animali che necessariamente da qualche parte devono pur fluire, confluire, alla fine ritornano tutti dentro il nostro organismo. E questo non succede solo con le feci degli animali, ma anche con tutto quel disastro che abbiamo creato a livello di inquinamento come la plastica e roba varia. Tutto il nostro pianeta è una realtà a sé stante, nel senso che tutto ciò che accade nel pianeta lo vivono le creature che esprimono la loro esperienza di vita su questo pianeta. Quindi non è che le cose brutte e negative che noi creiamo vanno a finire da qualche altra parte oppure vanno a finire in un inceneritore cosmico e scompaiano per sempre dalla logica della nostra umanità. No, tutto quello che noi emaniamo, non solo a livello fisico, ma anche a livello di pensiero e di azione, tutte queste realtà, chiamiamole energie discordanti, alla fine si ripercuotono contro di noi. Ed ecco che dunque il rispetto per la vita diventa qualcosa di necessario e di imponente, di importante. Se l'uomo non capirà che deve far pace con i regni della natura e deve assolutamente seguire con molto interesse e con infinito amore l'evoluzione delle razze che ritiene inferiori, non potrà avere un ruolo in una dimensione superiore. Noi possiamo parlare all'infinito di amore, di giustizia, di evoluzione, di quarta dimensione, di natura spirituale, di natura astrale, ma se noi non ci organizziamo a vivere la nostra vita secondo la nostra logica pensata dal Creatore, che è l'umanità, noi non potremo mai superare questo livello di coscienza e quindi rimarremo sempre qui, in una dimensione come questa, anche se non in questo pianeta, a rincorrere, la felicità, come facciamo sempre e da sempre in questo mondo così triste e anche offuscato da ogni negativo pensiero che gli esseri umani emanano continuamente, non solo dalle loro azioni tremende. Stiamo vivendo un momento molto particolare nella storia dell'umanità, quindi c'è bisogno di amore, c'è bisogno di far uscire questa potente energia per cui siamo nati. E l'amore può esistere e lavorare solo quando viene messo in circolo, cioè quando quest'amore diventa azione concreta, quindi deve essere un amore che si riveste di rispetto per ogni forma di vita, che si riveste di equilibrio, di giustizia, di compassione e anche di interesse per tutto ciò che esiste, perché alla fine l'uomo dovrebbe essere felice di vivere in un mondo meraviglioso come questo. Io dico sempre che a noi ci è stato dato il mondo più bello del Sistema Solare, perché quello che accade nel nostro mondo raramente accade in altri mondi, perché noi giustamente siamo una umanità eternamente ripetente, perché noi veniamo in questo mondo sempre per ripetere le nostre esperienze, perché non le superiamo in realtà. Quindi ci è stato dato un mondo bellissimo affinché il mondo avesse contribuito in qualche modo al nostro benessere. Però noi non abbiamo considerato mai questo dono immenso che il Creatore ci ha fatto e pensiamo addirittura che ci sia dovuto noi, che ci appartiene, per cui abbiamo tutto il diritto e tutta la necessità, se vogliamo, che nasce dall'egoismo, per distruggerlo, di distruggerlo come vogliamo. Questo non va bene, non è un atteggiamento umano. Quindi tutti coloro che si comportano come vi ho parlato, vi ho spiegato finora, non dimostrano di essere esseri umani, perché l'umanità è un'evoluzione del regno animale. Ma
in questa evoluzione c'è anche una presa di coscienza che gli animali generalmente non hanno. C'è uno spirito individualizzato che generalmente gli animali obbediscono ad un'anima di gruppo, cui ogni animale si comporta come ogni altro animale della stessa razza in qualsiasi parte del mondo, ma gli esseri umani sono unici e in quanto unici, e appunto per questo, è questa unicità a dimostrare proprio la perfezione della dimensione che occupa. Però noi possiamo sporcare questa unicità quando facciamo strage di tutto ciò che serve alla nostra stessa esistenza e al benessere della creazione. Gli animali, la natura sono creazioni divine, sono manifestazioni di Dio che servono sicuramente ad allietare la vita dell'uomo e a trasmettere tantissimo di quell'amore che noi ancora non riusciamo neppure a immaginare. Noi parliamo di amore, ma noi ne parliamo e basta. Gli animali lo manifestano ed è una cosa istintiva per loro manifestare amore verso la loro prole, verso la loro famiglia, il loro ambiente. Nessun animale distruggerebbe l'ambiente in cui vive. L'uomo sì. Nessun animale farebbe quello che fa l'uomo oggi. Per cui ci dobbiamo fare delle domande. Allora, se parliamo di evoluzione, per certi versi l'animale è più evoluto dell'essere umano, se guardiamo certe cose che accadono nel mondo. E poi non ci dimentichiamo che le creature che chiamiamo inferiori hanno bisogno delle stesse cose di cui noi abbiamo bisogno. Hanno bisogno di una famiglia, hanno bisogno di una casa, di una tana, hanno bisogno di non soffrire, hanno bisogno di esistere proprio come noi. Soffrono il freddo, soffrono il dolore, soffrono il caldo, soffrono la sete, soffrono la fame. Hanno le stesse sofferenze, certamente rapportate alla loro natura, che gli esseri umani vivono nella loro dimensione. Ecco, se noi pensiamo un attimo a questo, sicuramente il nostro comportamento, subisce un graduale e radicale cambiamento. Quindi l'invito che io voglio fare, prima di parlarvi di tutto quello che succede, è proprio questo. Cominciamo a guardare la creazione con gli occhi del creatore, non solo i nostri simili, ma anche tutti gli esseri viventi, perché noi possiamo stabilire un rapporto che oramai è interrotto da secoli, da millenni. Gli animali hanno tutti paura dell'uomo, tranne quelli domestici che tutto sommato sono stati creati per stare vicino a noi, per imparare da noi, ma anche per farci capire come funziona l'amore, il vero amore. Perché in questo momento sto pensando a un cane, l'amore che trasmette un cane ad un essere umano, difficilmente un umano lo trasmette ad un altro essere umano. Anche perché l'amore di un cane, e prendo un animale che è più conosciuto e più domestico, l'amore del cane è disinteressato, nel senso che lui ci ama e basta. Può anche stare senza mangiare, può anche stare senza bere, però l'affetto verso di noi non muta. E ogni volta che lo andate a trovare, ogni volta per l'animale che ci ama, è una festa incredibile. Da tutte queste cose, piccoli particolari, noi sicuramente dovremmo imparare qualcosa, perché il Divino Padre ci aiuta tantissimo, anche permettendo a creature meravigliose che poi noi distruggiamo con una facilità incredibile, permette a creature meravigliose di accompagnarci durante la vita. Io ho avuto esperienze molto significative, non solo fisicamente, con i regni della natura, che a cominciare dal regno minerale, a finire con quello animale, ma anche con esseri animali che vivono esperienze fuori dal corpo, quindi di natura astrale, proprio come facciamo noi. Perché tutto ciò che è animato
vive momenti particolari di riprogrammazione su piani ex superiori, superfisici, che possiamo definire astrali. E è stato proprio l'incontro con alcuni animali che io ho avuto nella mia vita che ho compreso molto di più il senso della loro esistenza. E soprattutto ho potuto comprendere l'amore che umanamente non riuscivo a vedere, né a comprendere, né a percepire. Quando riusciamo a stabilire un contatto empatico con le creature dei regni inferiori, noi riusciamo a comprendere veramente delle cose molto importanti. È come se avessimo un dialogo e un rapporto con esseri alla pari. Questa è la sensazione che io ho avuto quando non ero più immerso nella mia natura fisica. Da sempre le religioni hanno insegnato all'uomo come conformarsi alla volontà di Dio. Quindi non possiamo dire che non abbiamo avuto insegnamenti, eh? E anche a rivolgersi verso il bene e non verso il male, a collaborare per l'evoluzione del pianeta e di tutto ciò che in esso vive. L'uomo scopre evolvendo che ogni cosa fa parte di un tutto che vive e si rende conto sempre più di come sia dannoso per l'intero creato distruggere la vita, ma anche per se stesso. Come l'uomo possiede un corpo per poter sperimentare sul piano fisico, materiale, così pure la flora e la fauna utilizzano le proprie forme per sperimentare, crescere ed evolvere nel mondo della materia, contribuendo così a portare sempre nuove informazioni al tutto. E in sostanza è quello che facciamo anche noi. In sostanza è quello che fanno tutte le creature della creazione. Sperimentano e trasferiscono il risultato della loro sperimentazione in questa coscienza generale che noi chiamiamo il tutto, che noi chiamiamo Dio. Anche i minerali, nelle piante, negli animali, sapete che vi è una parte di divinità, poiché tutta la vita è divina. Ogni manifestazione, che sia fisica o astrale o spirituale, è vita voluta, pensata dal Creatore. E questo ci deve aiutare a capire come tutto, del perché tutto funzioni così perfettamente nella vita intorno a noi. La natura fa parte della nostra famiglia, quindi anche gli animali sono i nostri fratelli e anche se sono più giovani nell'evoluzione, non avremmo il diritto di ucciderli per i nostri gusti, soprattutto quelli depravati. Ora c'è la caccia, questi giorni ora non so se è chiusa, comunque fino a poco tempo fa, i primi di settembre. Fino a metà settembre c'è sempre un ritorno, queste botte, questi spari continui. Fai una girata nei boschi, trovi cartucce dappertutto. E poi tra un po' cosa ci sarà da uccidere? Io non lo so, per il gusto di farlo. Cioè per il gusto di farlo al punto che si è chiamato uno sport. Cioè è uno sport uccidere la vita? Ma che, questo è uno sport diabolico. Cioè solo i diavoli possono avere un'idea che questo è uno sport. Uno sport è quando tu agisci sul tuo fisico e fai attività fisica senza distruggere nessuno. Se io vado a fare sport, porto dietro la pistola e uccido tutti i corridori che incontro, è la stessa cosa. Io vado a fare sport e tiro gli uccelli e li ammazzo. Qual è il senso? Uccidere per sport, per passione, tiro al bersaglio. Facciamo qualcosa, se vogliamo tirare al bersaglio andiamo al poligono, ci vogliamo sfogare con le armi, mettiamo qualche cosa, un tiro a segno e spariamo, o se no tanto meglio, un bel gioco di società, tiriamo le freccette e vediamo chi fa 100, se vogliamo fare sport.
che ci diverte, ma uccidere non si può pensare. Una volta un extraterrestre in missione sulla Terra, in un bosco, incontrò uno scienziato terrestre e aveva nelle mani un uccello ferito a morte. E parlando con questo scienziato, questo essere extraterrestre entrò nel discorso e dicendo: professore, secondo lei il virus del colera deve vivere o morire? E il professore subito: assolutamente, deve morire. Perché? Dice l'extraterrestre. E lo scienziato: perché crea morte, distruzione e sofferenza? E l'extraterrestre: e l'uomo? Lo scienziato non ebbe una parola da rispondere, ma si mise a piangere perché aveva compreso. Vedete, quando parliamo di evoluzione, la prima cosa che salta all'occhio è il rispetto della vita. Non si può pensare di evolvere distruggendo. E soprattutto non si può pensare di andare a vivere qualcosa di superiore o di migliore se noi non viviamo nella nostra dimensione il meglio che si può vivere. Quindi dobbiamo attivarci in questo processo di riequilibrio. Dobbiamo trasformare il nostro pensiero e poi la nostra azione. E quindi la nostra azione, che deriva da un pensiero illuminato, deve essere un'azione positiva, un'azione creativa, qualcosa che porta comunque verso il bene non solo l'umanità, ma tutta la creazione in cui è immersa l'intera umanità. Da sempre noi abbiamo pensato di coercire le forze della natura. Invece no, nei mondi evoluti, gli esseri che vi vivono non vanno in perfetta simbiosi e in sintonia con le necessità della natura. Per questo non soffre mai nessuno per eventi climatici o nessun elemento della creazione distrugge una vita, perché c'è una perfetta sintonia, cosa che sulla Terra questa si è persa da molto tempo. Per questo viviamo situazioni molto complicate e ancora lo saranno ancora di più. Noi siamo in un tempo di trasformazione planetaria dove il nostro comportamento negativo non fa altro che accelerare questo percorso di equilibrio cosmico che la Terra sta vivendo. Quindi, paradossalmente, anche tutto il male che l'uomo fa, alla fine gioca a favore del cambiamento, perché non fa altro che accelerare questo processo di trasformazione. Cerchiamo di riflettere su questa realtà. La natura dunque fa parte della nostra famiglia e non abbiamo il diritto di distruggerla e neppure di far soffrire le creature. Gli animali ci temono da sempre, hanno paura di noi e tutto questo è causato dal dolore che da sempre procuriamo loro per il nostro egoismo e le nostre insane abitudini. Chi sono i terrestri? Vogliamo ragionare un po'? Coloro che abitano la Terra. Ma sono solo gli esseri umani che abitano la Terra? Il termine terrestre comprende ciascuno di noi, dal sangue caldo o freddo, mammifero, vertebrato o invertebrato, uccello, rettile, anfibio, pesce e umano allo stesso modo. Noi umani, quindi, non essendo l'unica specie sul pianeta, condividiamo questo mondo con milioni di altre creature viventi e insieme ad esse noi evolviamo. Nonostante ciò, è il terrestre umano che tende a dominare, come ho detto prima, la Terra, spesso trattando gli altri terrestri e creature viventi come oggetti di cui si può disporre a proprio piacimento. Questo è ciò che
si intende per specismo, ovvero la tendenza a favorire l'interesse dei membri della propria specie su quello dei membri di altre specie. Ma noi lo specismo lo utilizziamo anche per quanto riguarda la selezione che facciamo nelle razze animali. Una specie deve vivere perché fa a noi comodo, un'altra deve morire perché disturba magari la specie che a noi fa comodo. Se una creatura soffre, non possiamo rifiutarci di prendere in considerazione quella sofferenza, a prescindere dalla natura di quell'essere. Il principio di eguaglianza vuole che la sua sofferenza sia considerata al pari della stessa sofferenza di qualsiasi altro essere. Ci sono analogie, sapete, tra lo specismo, il razzismo e oramai questo vocabolo tanto di moda, il sessismo. I razzisti violano il principio di eguaglianza, favorendo gli interessi della propria razza. I sessisti violano il principio di eguaglianza, favorendo gli interessi del proprio sesso. Allo stesso modo, gli specisti permettono che gli interessi della propria specie prevalgano su quelli dei membri di altre specie. In ciascuno di questi casi, lo schema è identico. Da persone violentate, a bambini molestati, alla schiavitù, quello che succede è l'abuso di chi ha potere verso chi non ce l'ha. Il comune denominatore, poi, è in tutti e tre i casi la violazione degli interessi di altre specie per favorire quelli della propria. Non stiamo parlando di equanimità, non stiamo parlando di giustizia, non stiamo parlando di equilibrio e per questo viviamo tutto il dolore che viviamo. Tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e gli animali, vi sono certamente delle differenze legate logicamente agli stadi evolutivi e alle varie dimensioni. È vero che gli animali non hanno tutti i desideri di noi umani, è vero che essi non comprendono tutto ciò che noi comprendiamo, resta però il fatto che sia noi che loro abbiamo alcuni desideri in comune che vi ho un po' accennato e comprendiamo alcune cose allo stesso modo. Per esempio, il desiderio di nutrirsi, quindi di cibo e di acqua, il desiderio di protezione e di compagnia, il desiderio di libertà di movimento e l'istinto a evitare il dolore, non l'abbiamo solo noi, anche loro. Questi desideri sono condivisi dagli animali e dagli esseri umani e permettetemi di aggiungere anche dalle piante, perché sebbene le piante vivano su una coscienza diversa da quell'animale, però hanno già delle forme di sensibilità particolari a ciò che l'uomo crea e che loro procura malattia, dolore e morte. Perché una pianta può morire, si può ammalare. E a causa di cosa si ammala e muore? Perché muore una pianta quando si è ammalata, si dice la pianta è malata e quindi va a morire. Ma cos'è l'origine di questa malattia? Certamente lo dobbiamo trovare e ritrovare in tutti quegli agenti inquinanti e non solo roba chimica che l'uomo ha creato, ma anche a tutti quei pensieri discordanti che sono agenti inquinanti dell'etere. L'etere è il quinto elemento e noi lo abbiamo terribilmente inquinato. Lo immettiamo continuamente delle forme pensiero, dei pensieri che poi diventano pure delle egregore, alla fine diventano qualcosa di veramente pesante per tutta la creazione stessa. Dico spesso nelle mie conferenze che Paramahansa Yogananda spesso diceva che quando i pensieri negativi degli uomini
si raggruppano, da questo raggruppamento possono nascere enormi catastrofi per l'intera umanità, come terremoti, alluvioni, tifoni, uragani e tutti vulcani che si scatenano, che eruttano all'impazzata. Alla fine le forze della natura sono quelle che hanno partecipato e contribuito notevolmente alla creazione del nostro abitacolo fisico. E non ci possiamo assolutamente dimenticare che sono gli elementi primordiali della creazione, dalle quali tutta la creazione dipende, perlomeno quella dell'universo visibile. Quindi, nonostante le molte differenze, vi sono delle somiglianze. Come noi, questi animali incarnano il mistero e la meraviglia della consapevolezza. Come noi, non solo essi sono nel mondo, ma ne sono consapevoli. Come noi, essi sono i centri psicologici di una vita che appartiene unicamente a loro. Sotto questi aspetti fondamentali, gli umani e gli animali si assomigliano. Gli animali hanno la consapevolezza che non sono gli unici esseri viventi al mondo. Questa è una consapevolezza alla quale noi dobbiamo ancora arrivare. Isaac Singer, un ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento e tra l'altro premio Nobel per la letteratura nel 1978, diventò vegetariano sostenendo che uccidere animali e creare camere a gas fossero attività simili e che non ci sarebbe mai stata giustizia al mondo finché l'uomo avesse usato il suo potere contro i più deboli. Per lui ciò che i nazisti avevano fatto agli ebrei era la medesima azione che gli uomini stavano facendo agli animali. L'arroganza con cui l'uomo può fare di altre specie quello che vuole incarna le teorie razziste più estreme. Il principio che il potere è diritto. Questo paragone con l'Olocausto è sia intenzionale che è ovvio. Un gruppo di esseri viventi soffre per mano di un altro. E anche se alcuni sostengono che non si possa paragonare la sofferenza degli animali a quella degli ebrei o degli schiavi, esiste invece un parallelo. E per i prigionieri e vittime di tale omicidio di massa, il loro olocausto è ben lontano dalla fine. Henry Boston, nel suo libro The Outermost House, una casa in fine al mondo, scrisse: abbiamo bisogno di una diversa concezione, più saggia e forse più mistica degli animali. Lontano dalla natura universale e vivendo secondo complicati artifici, l'uomo civilizzato osserva le creature attraverso la lente della propria conoscenza e quindi vede una piuma ingrandita e l'intera immagine ne è distorta. Noi li trattiamo con superiorità per la loro incompletezza, per il loro tragico destino di aver assunto forme così lontane dalle nostre. E in questo sbagliamo, e sbagliamo enormemente. Perché un animale non deve essere misurato secondo il metro umano. In un mondo più antico e più completo del nostro, essi si muovono finiti e completi, dotati di quell'estensione dei sensi che noi abbiamo perso oppure mai avuto, vivendo circondati da voci che noi non udremo mai. Non sono fratelli. Non sono esseri sottostanti, sono altre entità intrappolate insieme a noi nella rete della vita e del tempo, prigionieri come noi dello splendore
e delle sofferenze della terra. Bellissima questa affermazione. Dopo questa piccola prefazione, diciamo, dell'argomento, adesso vorrei affrontare un po' l'argomento sulla sofferenza dei nostri fratelli minori e approfondire un po' l'argomento dell'uomo verso la creazione. A volte noi parliamo di animali da compagnia, no? Certamente non voglio mettere paura e timore alle persone come quando parlo di profezie, voglio semplicemente far riflettere anche coloro che magari su certe cose magari non hanno mai riflettuto abbastanza, ma non semplicemente perché magari non l'hanno mai ritenuto opportuno, oppure nessuno li ha mai fatti pensare a cose così importanti. Quindi questa nostra chiacchierata praticamente è un po' come prendere visione di quello che insomma ci accade intorno, soprattutto nel regno animale, vegetale. Una cosa importante che voglio dire è che la famosa legge di causa effetto o di ritorno, la legge di rispondenza o di affinità, il comportamento dell'essere umano che ha, io parlo del comportamento di un essere umano dedito alla cattiveria, alla distruzione di altri esseri viventi, non parlo, magari ci sono molte persone nel mondo che non hanno ancora preso la giusta coscienza, per cui non si rendono conto che stanno compiendo delle cose non elevate, per cui anche qui ci sono le varie diversificazioni. Però chi uccide con gioia e con soddisfazione, ecco, queste persone devono sapere che dovranno provare sulla loro pelle quello che stanno creando, e coloro che le proveranno su di loro proveranno la stessa gioia e la stessa soddisfazione, perché l'essere che sbaglia e che vive un comportamento negativo deve necessariamente comprendere le azioni che ha compiuto, soprattutto quando queste hanno portato dolore e sofferenza alla creazione. Ogni volta che si uccide con gioia e con soddisfazione, noi operiamo una bestemmia contro lo spirito della creazione. E non c'è bestemmia contro lo Spirito Santo più grande che distruggere la vita del Creatore con gioia e con soddisfazione. Quindi bisogna rivedere un po' il nostro comportamento e soprattutto valutare come priorità in un momento così tragico per l'umanità il rispetto per la vita. È una priorità assoluta per l'essere che vuole volere. Non si può concepire un essere che evolve lontano dal rispetto della vita e lontano dal rispetto delle leggi della vita. Quindi riflettiamo sul nostro comportamento e cerchiamo di capire che siamo immersi in un sistema, quello umano, che può essere, che può cambiare solo se lo vogliamo. E anche questo aspetto del cambiamento, che avere rispetto per ogni forma di vita, è già un sinonimo di evoluzione e quindi è, secondo me, una chiamata per una possibile lezione al vivere una dimensione superiore. Certamente io non voglio con questo dire che bisogna assolutamente, immediatamente abbandonare tutto questo sistema che abbiamo creato in millenni di esistenza, però dobbiamo cominciare ad abituarci ad allontanare sempre di più la sofferenza dai nostri fratelli inferiori. Perché se questo facciamo, noi cominciamo a considerare la loro vita come qualcosa di importante. Quindi, se riflettiamo un attimo, potremo anche allentare le nostre cattive abitudini alimentari, per esempio. E magari, siccome la scienza ha scoperto che un certo tipo di alimentazione, soprattutto con proteine
animali porta determinate patologie, soprattutto e non solo, soprattutto per come vengono allevate queste creature, proprio per sfogare gli interessi del mercato, per soddisfare gli interessi del mercato. Capite? Che un mercato sempre di più, certi prodotti vengono pubblicizzati e le persone si invogliano sempre di più a usarne. Ma quando io vi dico una cosa, quando si vede un supermercato strapieno di carne, tutta questa carne erano esseri viventi. Qualcuno mi ha detto anche che le insalate erano esseri viventi. Sì, ma qui si parla di vibrazione e di evoluzione. Yogananda, vegetariano per natura e per cultura, ci diceva che il rispetto della vita è fondamentale, che un giorno scopriremo, perché potremo avere altri tipi di alimentazione, che persino interrompere la vita di un vegetale può essere un qualche cosa che il nostro spirito evoluto non potrà più sopportare. Ma questo non è il tema. Gli animali si nutrono di vegetali, diciamo che la natura, la creazione vegetale, è stata proprio creata per soddisfare tutte le creature di questo universo. E poi ci sono animali che si cibano di animali come loro. Però c'è una differenza tra un animale che si ciba di un altro animale e di un uomo che si ciba di un animale, perché l'uomo non è un animale, l'animale è un animale. Quindi se vogliamo dimostrare anche la nostra elevazione e la nostra evoluzione, prima o poi dovremmo abituarci ad abbandonare questa tortura immane che comunque continua anche grazie a noi, anche se noi non uccidiamo gli animali, alla fine assoldiamo dei killer che lavorino per noi. E insomma, tutto sommato siamo partecipi di tutto il dolore che accade nel mondo. Ma torniamo agli animali domestici. Voi sapete che molti animali, a parte il fatto che se vogliamo tenere un cane o un gatto, certamente sarebbe sempre meglio andare in un canile, in un gattile e cercare di aiutare queste creature che sono bellissime, che hanno tanto bisogno di affetto e di amore che solo persone interessate a questo amore possono percepire. Però ci sono molte persone che amano spendere soldi, un sacco di soldi per comprare animali di razza, niente in contrario per l'amor di Dio, però attenzione perché gli animali che generalmente vengono acquistati, pensate che la loro vita inizia spesso da un allevatore e altrettanto spesso passa per negozi di animali. Poi ci sono le cosiddette fabbriche di cuccioli che li allevano per venderli a negozi o altri compratori, vivendo in condizioni, questo è il problema. Non sarebbe male quello che ho detto fino ad ora, però vivono in condizioni di sporco e sovraffollamento, senza cure immediate veterinarie e senza socializzare. I cuccioli crescono con problemi fisici e psicologici. 25 milioni di cuccioli poi finiscono per strada ogni anno. Il 27% di razza pura, 9 milioni di loro muoiono per malattie, incidenti ed altri pericoli della strada, gli altri muoiono nei canili. Poi ci sono i cani in gabbia, quasi il 50% degli animali che si trovano nei rifugi viene portato dal proprio padrone, sapete? È un dato molto triste, questo è un dato che si raccoglie da tutti i canili. La maggior parte di quei cuccioli finisce lì perché i padroni rifiutano o di sterilizzarli, da non scordare poi che c'è l'eutanasia, ci passano 60.000 animali al giorno. Un'iniezione veloce e indolore dell'animale non c'è più. Solo che non è il metodo più accessibile, perché sempre più cuccioli nei rifugi, sempre più richieste, il prezzo del farmaco si è alzato. Quindi i rifugi con budget basso ricorrono alla camera a gas. Ecco l'esempio di prima. Animali ammassati in un container che ci mettono fino a 20 minuti per morire soffocati. Chiediti, rispondiamo alle loro esigenze?
Siamo in grado di dargli ciò che desiderano e meritano, o li sfruttiamo e basta. Dobbiamo imparare l'empatia, come vi dicevo prima, vedere con i loro occhi e possibilmente sentire con la loro pelle. Se vogliamo parlare degli animali di acciaio, sappiamo che quello che avviene nei macelli è solo una variante del tema dello sfruttamento del debole da parte del più forte. Più di 10.000 volte al minuto, più di 6 miliardi di volte l'anno solo negli Stati Uniti, pensate 1 miliardo in Francia, 1 miliardo in Italia, la vita viene letteralmente strappata dai cosiddetti animali da macello. Avendo il potere supremo, gli umani decidono quando questi animali moriranno, come dovranno morire e dove moriranno. L'interesse di questi animali non ha alcun peso nella determinazione del loro destino. L'atto di uccidere un animale è di per sé un atto inquietante. È stato detto che se dovessimo uccidere la carne che mangiamo, saremmo quasi tutti vegetariani. Sono sicuramente poche le persone che hanno visitato i macelli e i film che mostrano ciò che avviene al loro interno non sono popolari in TV. Quando io parlo di queste cose, la gente non le vuol sentire perché sono cose che mettono, fanno dolore, fanno paura e fanno ribrezzo e fanno anche disturbano. Ma non disturba mai quando ci troviamo un bel piatto già bello e pronto. La gente spera che la carne che compra provenga da animali che sono morti senza soffrire, ma la verità è che non sono interessati a saperlo. C'è una domanda semplice che viene posta troppo raramente: da dove viene il nostro cibo? E qui potrei allargare la visuale perché quando parliamo di cibo parliamo soprattutto di spazzatura oggi. Se sapessimo veramente cosa ci mettiamo dentro lo stomaco, veramente ci sentiremmo veramente male, veramente impareremmo a fare un digiuno forzato. Ecco. La vita ed il processo che subiscono gli animali prima di finire nei nostri piatti, perché si inizia con la marchiatura sulla faccia, e il taglio delle corna, certamente non si possono usare anestesie di nessun tipo, e il momento del trasporto, tutti ammassati nei camion, lo sappiamo, dove molti muoiono durante il tragitto per le orribili condizioni nelle quali si trovano, nessuna pietà. Le mucche vengono imbottite di antibiotici per incrementare la produzione del latte e poi ci beviamo il latte. Finiscono per produrne così tanto che alla fine collassano esauste. Normalmente una mucca vive 20 anni, una mucca in allevamento arriva a 4 anni. Poi è la volta del proiettile. Il suo scopo sarebbe quello di ridurre l'animale all'incoscienza, così che magari non sente quel dolore. Si spara su bullone d'acciaio, oramai l'abbiamo visto nei vari filmati, con aria compressa, una cartuccia a salve dritto nel cervello dell'animale. Si arriva ora alla fase di dissanguamento, che generalmente non viene fatta quando l'animale è completamente morto. Dovrebbe essere incosciente, ma non. Vi risparmio molti altri aspetti. Dovete sapere che poi i vitellini, dopo 2 giorni di vita, vengono strappati dalla madre, vengono nutriti con una dieta liquida povera di ferro e tenuti in spazi molto stretti, così che non si possa sviluppare muscolarmente e la carne resti più morbida. Poi finiscono senza acqua, senza luce, senza neanche una lettiera e dopo 4 mesi vissuti così, vengono macellati. Passiamo ai maialini, nascono da continue inseminazioni artificiali. Le scrofe sono ingabbiate, non si possono muovere. La stima è che passino tra i 50.000 e i 60.000 maiane all'anno in ogni allevamento, e sono dati riferiti ad allevamenti americani, ma
che non sono così distanti da quelle italiane. Una delle prime esperienze di vita, quando sono ancora cuccioli, è il taglio della coda per evitare che si mordano, certamente senza anestesia. Così come l'estrazione dei denti, perché se non si mordono. Poi c'è l'esperienza della castrazione e tutto avviene nel modo più rigorosamente senza anestesia, senza, come se fossero già abbastanza deboli e maltrattati. Poi vengono usati anche pungoli elettrici che li immobilizzano e ne facilitano il controllo. E poi vengono uccisi. L'uccisione vengono praticamente strozzati con un lazzo di metallo che rilascia una forte scossa. Il taglio alla gola comunque è il metodo meno costoso e quindi il più usato. Si lascia l'animale in agonia, come hanno sempre fatto, si dice anche contadini, certo. Ancora vivi e incatenati, però vengono immersi in acqua bollente per rimuovere le setole dal pelo. Il pollame, sul pollame quante ne potremmo dire? I pulcini vengono macellati vivi, tutto insieme. Così si ottengono quei fantastici bocconcini che si trovano nei più famosi fast food, oppure nei bocconcini di pollo. 8,5 milioni in una settimana quelli che vengono macellati dalle grandi aziende di pollame. Anche per loro la vita inizia subito con emozioni forti. Si parte con lo sbeccamento e poi niente anestesia. Poi i tagli vengono fatti male, quindi rimangono gravemente feriti e bruciati. Cosa si può dire delle loro condizioni di vita? Avete già visto dei filmati che a volte fanno vedere in TV, come vengono allevati. Dicono a terra, sì, sono a terra, ma quanti sono e dove sono? Ci sono degli allevamenti che devono continuamente aprire, far uscire quell'odore immondo che si sente dappertutto, perché vengono allevati con delle cose allucinanti, con dei mangimi particolari. Pensate che un pollo che ha bisogno di un certo tipo di tempo per crescere, in poche settimane è già pronto, bello e pronto e confezionato. Ralph Emerson, più di 100 anni fa, disse che per quanto i macelli siano lontani, se mangiamo carne siamo comunque complici di questa sofferenza, anche se si fa finta di niente. E poi c'è anche il capitolo pesce: non è che il pesce, non è che gli animali, non sto qui a dire che gli animali, non si può dire a un contadino che vive, a una famiglia, gente che vive con pochi animali, vivono di quello, è sempre accaduto quello. Oppure qualcuno che va a pescare, è sempre accaduto. Gesù andava a pescare, per dire, si moltiplicava pane e pesci, quindi ci sono necessità su cui non si può discutere. Il problema, la discussione che a me interessa fare, non è oggi quello è il consumo che si fa di carne, che impone una sofferenza incredibile e immane a tutte le creature. Non hanno nemmeno il tempo di capire come si vive la vita, che subito gli viene tolta e a che prezzo, vivono, in che stato vivono. Ci sono animali che, da quanto vengono gonfiati di antibiotici e roba varia, non riescono neppure a camminare, neppure a stare in piedi. Bisognerebbe semplicemente allentare questo consumo, perché solo allentando il consumo a poco si dà al pianeta la possibilità di respirare, agli animali di riprodursi, e poi a poco noi ci prendiamo sempre più coscienza per allontanarci sempre di più dall'uso di carne animale e di pesce e roba varia, perché di fatto l'uomo non è nato, non è stato creato per nutrirsi di carne, lo dimostra anche la nostra dentatura. Per quanto si dica che noi abbiamo la dentatura fatta per addentare, noi non abbiamo la dentatura fatta per addentare una preda come un animale. Capite? Quindi dobbiamo anche, questa scusa ce la dobbiamo levare di torno, perché comunque noi dobbiamo
dovremmo imparare a rispettare la natura, considerando che noi siamo parte di essa e quindi cercare di essere, di creare un impatto meno doloroso nella creazione. Cosa vi posso parlare della caccia alle balene? Sarebbe proibita dal 1985. Invece continua perché a quanto pare la sua carne esotica piace. Arpioni, armi da fuoco, punte, esplosivi vengono fatti arenare, qualsiasi cosa riesca ad uccidere una balena viene usata. Neanche i delfini vengono lasciati in pace. In Giappone migliaia di delfini vengono brutalmente uccisi ogni anno, da ottobre a marzo. Il sonar dei delfini viene usato a loro svantaggio per attirarli dentro la trappola. Usano un metodo veramente infame. Ne feriscono uno e visto che i delfini non abbandonano mai un membro del loro gruppo, si raggruppano cadendo tutti nella trappola mortale dei pescatori. Quindi abbiamo scoperto anche i loro comportamenti e li utilizziamo a loro sfavore. I delfini sono delle creature meravigliose, pacifiche, intelligenti. Vi ricordo che inizialmente il delfino faceva parte del progetto degli astrali che doveva assumere una realtà intelligente come l'essere umano. Poi decisero che non era possibile trattare un animale come quello perché presentava nel tempo delle difficoltà che avrebbero creato problemi all'essere intelligente chiamato uomo. E allora fu trattato un dinosauro acquatico che aveva già delle capacità molto simili all'uomo, che ancora oggi l'uomo continua a mantenere, purtroppo. Quindi, un patrimonio per il mare sono i delfini e per il pianeta che viene minacciato dalla stupidità e dalla cattiveria. E soprattutto dall'avarizia di noi esseri intelligenti. Quei giapponesi dimostrano zero rispetto. Strade insanguinate e scarichi pieni di sangue riversati in mare. La carne di delfino poi viene venduta come carne di balena. Ed è così che la fanno franca e la ruota dell'industria continua inesorabile a girare. Queste sono ricerche fatte proprio da associazioni ambientaliste e animaliste che sono da anni lavorano per la protezione dei regni della natura. Quindi sono tutti dati veramente aggiornatissimi e veri. Ma da dove vengono poi? Vogliamo parlare dei nostri vestiti? Perché poi c'è una cosa importante che dobbiamo considerare. Il vegetarianesimo è una necessità di salute per l'essere umano e di salute per la natura. Non abbiamo abolito assolutamente la distruzione degli animali, perché indubbiamente, inevitabilmente ci dobbiamo pur vestire. E a volte i nostri vestiti sono di origine animale. Come si fa? Si va a giro con le scarpe di canna da zucchero, con le scarpe di tela. Da dove vengono i nostri vestiti? USA, Germania e Regno Unito sono i principali utilizzatori di pelle. La maggior parte della pelle viene da mucche indiane, guardate un po'. Si parte con la ferratura e le corde per essere trasferite dove i bovini possono essere legalmente uccisi. In India ovviamente non si può uccidere una mucca perché la mucca è sacra, ma le mucche si prendono dall'India e si portano in altre zone dove possono essere uccise. Vengono ferrati, legati insieme per marciare per giorni interi. Molti animali collassano sotto il caldo, senza cibo, senza acqua, terrorizzati e molti muoiono a causa di questi dolori. Quando gli animali sono esausti e non ce la fanno più, a muoversi gli viene spezzata la coda in diversi punti, così che dal dolore si rialzino. Chi li trasporta deve tenerli sempre in movimento, tirandoli per le code legate ai loro nasi, per il collo, per le corna e per la coda. Li fanno scendere poi dal camion senza pedane, buttandole letteralmente a terra, causando fratture e lesioni, ma
neanche questo interrompe il ritmo del trasporto. Usano tabacco e peperoncino per tenerli in marcia, strofinando il peperoncino negli occhi, e dopo tutto questo doloroso viaggio li aspetta il macello, diciamo una liberazione. Poi si passa alla cosiddetta conciatura. Pensate che le pelli vengono trattate con sostanze tossiche, come il cromo, per stoppare la decomposizione. Queste sostanze danno molti problemi di salute alle persone che ci lavorano, e così che si arriva anche alla vendita al dettaglio, dall'India a tutto il mondo. E queste cose è bene sapere. E poi cosa dire degli animali da pelliccia? Non si può, un tempo che non c'era questa coscienza, si poteva pur, magari, non dico concepire, però insomma sopportare la visione di una pelliccia vera in giro. 100 milioni di animali selvatici vengono uccisi ogni anno per farne delle pellicce. Animali che di natura sono selvatici, però vengono rinchiusi in piccole gabbie alle quali non sono abituati, quindi spaventati, disperati, impazziscono girando in circola ripetizione, sfregandosi contro le gabbie senza poter neanche sentire la terra sotto le zampe. Per non parlare poi delle condizioni in cui sono: fratture di ossa, di fuori, cecità, infezioni alle orecchie, disidratazione, malnutrizione, temperature gelide, totale assenza di cura veterinaria, quindi una inesorabile, lenta morte. E come li uccidono? Come li uccidono lo sappiamo, basta vedere cosa fanno ai cuccioli di foca: abbastonate. Le pratiche meno costose sono le più usate: monossido di carbonio oppure strichnina, avvelenamento, rottura del collo, elettrocuzione. Li prendono dalla gabbia con una pinza al collo e li fanno passare tra tutti gli altri animali. Poi l'elettrocuzione si infila nell'ano, un elettrodo, una grossa scarica, e uccide l'animale. Poi le carcasse vengono tritate e date in pasto agli animali ancora in gabbia. Molti vengono scuoiati vivi. Vedete cosa fanno in Cina, che non lo fanno non solo con gli animali da pelliccia, ma anche cani e gatti scuoiano vivi. La foca canadese viene presa a bastonate, ve l'ho detto, tutto per non compromettere la bellezza della pelliccia. Non so se definire tutto questo cattiveria, pazzia o che altro, io credo che non ci siano parole per descrivere questo comportamento. Mark Twain disse: di tutte le creature, lui, l'uomo, è la più detestabile, l'unica creatura che infligge dolore per sport, pur sapendo che è doloroso. È importante sapere queste cose, sapere cosa si nasconde dietro la quotidianità e dietro cose che consideriamo normali, perché è così che siamo stati abituati. Ma è ora di cambiare quelle cattive abitudini che danneggiano la natura, gli animali, il pianeta e, come conseguenza, noi stessi. Cosa dire dei rodei, tori, cavalli, tutto quello che succede, il tiro al lasso, giochi di scommessa, parchi di divertimento, zoo, gli animali che gli vengono fatte fare delle cose per farli assomigliare agli esseri umani. Gli animali non sono esseri umani. E queste cose le imparano attraverso il dolore e la sofferenza. Non date retta, la caramellina ve la fanno vedere a voi, ma dietro c'è una paura incredibile dell'uomo. Per cui agiscono in quel modo gli animali da circo, perché hanno paura dell'uomo. E la caccia, ne ho parlato prima, è la principale minaccia per l'ambiente selvatico. Sono oltre 200 milioni gli animali uccisi ogni anno dagli abili cacciatori. Cervi, conigli, scoiattoli sono i loro preferiti, quelli che fanno guadagnare più reputazione. Ora persino gli elefanti uccidono. Fanno i trofei per avere un trofeo. Vanno in Africa a fare un safari e uccidono un elefante, si fanno fotografare.
vicino all'elefante. Trascurano soltanto una cosa, però. Gli obiettivi del loro sport sono esseri viventi. Non è come buttare il pallone in una rete e correre più veloce di un avversario. Questo è sport. E spesso neanche se li mangiano. Contano solo a fine sessione chi ha ucciso più uccelli, così che il vincitore si possa esaltare. La pesca, qui c'è la scusa che i pesci non sentirebbero dolore. Hanno dimostrato invece che la risposta del dolore al dolore dei pesci è analoga a quella dei mammiferi, anatomicamente, fisiologicamente e biologicamente. Sono organismi senzienti, quindi soffrono. Hanno sensi altamente sviluppati, molto più dei nostri alcuni, quindi soffrono anche di più. Gli animali da circo, ve l'ho detto prima, come si fa a pensare che un animale rinchiuso in gabbia sia felice? E come si fa a pensare che quel canarino canti per felicità dentro a quelle gabbie? Certamente qualcuno mi dice sono nati in cattività, ma io sono convinto che comunque nella loro genetica, nel loro DNA, c'è il principio di libertà e che quando è possibile, se gli uomini avessero la possibilità di eliminare ogni gabbia nel mondo, sicuramente loro acquisirebbero come naturale dovrebbe essere la loro libertà. Allora sì, cinguetterebbero e canterebbero per gioia. Vi ho detto che gli animali da circo, gli ammaestratori fanno credere che gli animali obbediscono per le ricompense, invece lo fanno perché sono puniti e basta. Tigri e leoni in piccole gabbie, elefanti in dei camion legati con dei catene, con delle urce ai piedi incredibili. Questo è ciò che questi animali, questo è ciò per cui questi animali sono nati. Questa è la dignità che meritano. Gli animali dei circhi, sappiate che passano il 95% della loro vita in catene. Sappiamo che gli animali sono senzienti, provano dunque paura, solitudine e dolore proprio come noi. Quale animale sceglierebbe mai di passare tutta la vita in cattività se avesse la possibilità di fare una scelta? E della vivisezione cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Perché noi, quando parliamo di prodotti testati sugli animali, dobbiamo sempre pensare alla sperimentazione sugli animali, sul regno animale. Quindi, alla fine, non siamo mai del tutto veri vegetariani o veri vegani, perché se portiamo addosso delle realtà che appartengono a esseri viventi, alla fine siamo come quelli che mangiano carne, se vogliamo. Non possiamo uscire da questo meccanismo perché il mondo è così, gira così, però possiamo sicuramente rallentare e fare delle scelte più oculate, più sensate, più responsabili. Quindi anche, per esempio, dico io, mangiare, se tu non hai la possibilità di mangiare le uova che fanno le tue galline. Per esempio, puoi sempre però comprare delle uova che in qualche modo vengono da realtà dove le galline non soffrono. Oppure, se non puoi far questo, limita il tuo consumo di uova che magari sono anche inseriti nei cibi del supermercato, perché limitare il consumo significa permettere agli animali di vivere quella vita che vivono in una certa serenità. E non devono fare un uovo, una gallina non deve fare un uovo col fucile puntato sulla testa. Perché anche questa è un'espressione naturale che dovrebbe essere considerata come naturale. Questa pratica scientifica che è la vivisezione, sappiamo che consiste in esperimenti su animali vivi, con lo scopo di trarre delle cure per noi umani. Cercando cure per noi. Infliggendo sofferenza agli animali vengono commessi due errori fondamentali. Uno, presupporre che i risultati ottenuti dagli animali siano applicabili a noi. Due,
l'inevitabile errore delle scienze sperimentali riguardo la vita organica. Visto che gli animali reagiscono diversamente da noi, ogni nuovo prodotto deve essere testato di nuovo sull'uomo prima di poterlo considerare sicuro. Sono esperimenti pericolosi perché portano a conclusioni errate e anche perché ritardano gli accertamenti clinici che sono gli unici test validi. Quindi le malattie indotte sono diverse dalle malattie spontanee. Gli esperimenti medici poi vengono fatti in nome della scienza, un insulto alla vera scienza e quindi anche all'intelligenza umana. Iniettano sostanze nocive, danno shock elettrici e traumatici, svolgono operazioni senza anestesie, provocano ustioni, deprivazione prolungata di acqua e cibo, torture fisiche e psicologiche che portano a squilibri mentali e infezione d'alto. Questo sarebbe la nostra scienza. Ne siamo proprio convinti che questa sia scienza. Scienza senza coscienza. 20 anni fa il numero di animali morti per vivisezione era impressionante. 400.000 al giorno in tutto il mondo. La crescita annuale era di circa il 5%. Oggi il 19.000 al minuto. 10 miliardi all'anno. Perché tutto questo? L'ignoranza comune porta a dire che loro non sentono dolore come noi perché sono meno intelligenti. Questo non è assolutamente vero, ve l'ho detto finora, ma per noi comunque è comodo credere a questo. Non possiamo imparare nulla dalla tortura sugli animali, solo scoprire quanto siamo veramente caduti in basso. Tolstoi disse: finché vi saranno macelli, vi saranno campi di battaglia. L'ignoranza è la principale linea di difesa dello specista. Ad ogni modo, essa può essere eliminata da chiunque abbia il tempo e la volontà e la determinazione di scoprire la verità. L'ignoranza ha prevalso così a lungo solo perché la gente non vuole scoprire la verità, non gli interessa, non gli fa comodo cambiare le proprie abitudini. Non dirmelo, mi rovinerai la cena. Questa è la risposta più comune di fronte al semplice tentativo di spiegare a qualcuno l'origine della sua cena. E anche coloro che sanno che la tradizionale fattoria di famiglia è stata sostituita dagli interessi della grande industria, che i loro vestiti provengono da mucche macellate, che il loro intrattenimento significa morte e sofferenza per milioni di animali e che alcuni esperimenti discutibili vengono condotti nei laboratori, si rifugiano ancora nella convinzione che le condizioni non sono malvagie, perché altrimenti il governo o i gruppi in difesa degli animali avrebbero fatto qualcosa in proposito. È una vita che esistono associazioni animaliste, ambientaliste che denunciano questi gravi orrori. Come si può dire che le associazioni non denunciano queste sofferenze? Ma questa mancanza di coscienza collettiva, sappiate che non dipende dall'impossibilità di sapere ciò che succede, ma dal desiderio di continuare a ignorare una responsabilità che potrebbe farci sentire in colpa in qualche modo. Dopotutto, le vittime di qualunque cosa stia succedendo in questi luoghi terribili non sono membri del nostro stesso gruppo. Si tratta di dolore e sofferenza, non di intelligenza, di forza, di classi sociali oppure di diritti civili. Quindi dolore e sofferenza sono di per sé negative e dovrebbero essere evitate o perlomeno limitate, indipendentemente dalla razza, sesso o specie, dell'essere che ne soffre. Su questo pianeta siamo tutti animali, siamo tutti creature, esseri animati che si esprimono in vibrazioni ed evoluzioni diverse, ma siamo tutti appartenenti al regno della natura di questo pianeta.
e gli animali non umani provano sensazioni proprio come noi. E sono anche forti, intelligenti, industriosi ed evoluti, anche loro sono capaci di crescere e di adattarsi. Ma prima di tutto sono delle creature terrestri, come noi, non ce lo dimentichiamo. Tutti siamo terrestri, abitanti di questo meraviglioso pianeta. E come noi stanno sopravvivendo. Come noi anche loro cercano le comodità e non la scomodità. E come noi esprimono diversi gradi di emozione. Gli animali sono vivi e infatti la maggior parte di loro è anche invertebrata come noi. E visto che ci rendiamo conto che gli animali sono assolutamente indispensabili alla sopravvivenza umana per compagnia, cibo, vestiario, sport e intrattenimento, così come per la sperimentazione medico-scientifica, non è ironico pensare di avere, come dimostriamo, una totale mancanza di rispetto per questi esseri non umani che provvedono ai nostri bisogni. Vi sto parlando di rispetto della vita. Poi piano piano ci abitueremo a essere più in sintonia con le leggi universali, ma cominciamo con il rispetto, perché il rispetto porta alla compassione e la compassione porta diritta alla comprensione, quindi all'amore. E questo è importante che l'uomo debba fare questo passaggio. Adesso ci troviamo di fronte alle inevitabili conseguenze. A causa del nostro consumo eccessivo di animali, i bollettini medici segnalano un aumento di cancro in tutto il mondo, malattie del cuore, osteoporosi, ictus, calcoli ai reni, anemia, diabete, infiammazioni di ogni tipo. Persino la materia prima dei nostri alimenti è stata contaminata dall'uso di antibiotici per incrementare il peso degli animali, che non riescono a ingrassare a causa delle condizioni di vita stressanti degli allevamenti industriali. Sia dall'abuso di pesticidi, insetticidi o di ormoni artificiali progettati per aumentare la produzione di latte, la fecondità e la frequenza dei parti, con coloranti artificiali, erbicidi, pesticidi, fertilizzanti sintetici, tranquillanti, sostanze che stimolano la crescita e l'appetito, tutte queste cose finiscono dentro di noi e finiscono per far ammalare l'intero sistema planetario. Non deve sorprenderci che la mucca pazza, l'afta epizoica, la psisteria piscis e altre varie anomalie legate agli animali siano state riscontrate anche nell'uomo. La natura non è responsabile di queste azioni, noi lo siamo, solo noi. Quindi un cambiamento è inevitabile. O lo facciamo volontariamente, o la natura ci obbligherà a farlo. E parliamo di epidemie, con quello che abbiamo creato a livello virale, noi non siamo solo che all'inizio di uno scatenarsi di forze che noi abbiamo messa su una dietro l'altra. E vi invito a leggere il messaggio che è giunto dalla Confederazione dei Pianeti Evoluti sull'universo virale, perché spiega benissimo come sia potuta accadere una situazione di questo tipo e come ne accadranno altre se non prendiamo seri provvedimenti sul comportamento. Non basta lavarsi le mani, bisogna anche imparare a lavarsi la coscienza, cambiando le nostre abitudini e i nostri comportamenti nei confronti della natura che stiamo veramente distruggendo sotto tutti gli aspetti. Quindi è arrivato il momento che ognuno di noi riconsideri le proprie abitudini alimentari, le proprie tradizioni e i propri stili e le proprie mode e soprattutto il proprio modo di pensare. Perché ricordatevi sempre che l'azione parte dal pensiero, la parola parte dal pensiero, tutto parte dal piano causale. E se noi eleviamo il nostro pensiero, automaticamente parola ed azione e comportamento sarà sicuramente un qualche cosa di più elevato.
Gli animali dunque sono creature terrestri. Hanno lo stesso diritto di stare in questo mondo come gli esseri umani e di vivere la loro vita che sicuramente gli fornirà le giuste esperienze per evolvere proprio come noi. E non ci dimentichiamo mai che noi procediamo dal regno animale. Gli animali usati come cibo, come vestiario, come intrattenimento o come esperimenti, tutti soggetti a un'oppressione che avviene alla luce del sole, vivono e muoiono soffrendo. Ogni creatura del mondo animale ci teme. Vi siete mai domandati perché tutto e tutti hanno paura di noi? E per molte specie semplicemente non c'è più alcun luogo dove andare, perché abbiamo tolto tutto lo spazio vitale. Gli animali invadono le città perché non sanno più dove andare, non hanno più i loro habitat. Abbiamo, con il nostro specismo anche riferito nell'agricoltura, abbiamo distrutto milioni di ettari di boschi e di foreste pluviali per creare enormi quantità di coltivazioni di palma per fare un olio oppure per fare un cibo che poi ci mangiamo. Questo è uno sconvolgimento generale del pianeta. Non si può, il pianeta non può vivere con poche razze vegetali e poche razze animali, ha bisogno della sua diversità e noi l'abbiamo decimata questa diversità con il nostro comportamento. E tu, io, noi, chiunque va a fare la spesa, ogni volta che compra qualche cosa che sostiene una realtà di questo tipo, non fa altro che partecipare al disboscamento delle foreste pluviali e anche al disboscamento in generale e anche alla scomparsa di intere razze animali. Come dice il padre Alex Zanotelli, facendo la spesa che ogni essere ogni giorno vota e crea il suo mondo. E quindi dobbiamo stare molto attenti, perché nelle nostre piccole azioni quotidiane ci sta il vero cambiamento. Sembra che il destino di molti animali sia quello di essere o disprezzati o troppo desiderati dall'uomo. Ci poniamo come signori della terra, dotati di strani poteri, di terrore e di misericordia, ma gli esseri umani dovrebbero amare le creature come il saggio ama l'innocente, il forte ama il vulnerabile. E quando sussultiamo di fronte alla sofferenza degli animali, quel sentimento parla bene di noi, anche se lo ignoriamo. In fondo, ci fa sentire che quanto accade non è giusto. E coloro che disprezzano l'amore per le creature, a noi compagne, vendendolo come sentimentalismo, trascurano una parte importante della loro umanità. Non ci prestiamo a queste forme di negatività, ma essere buoni verso un animale non priva l'essere umano di nulla, anzi lo rende grande e partecipe e collaboratore della vita. Ovviamente spetta a noi garantire loro una vita lunga e felice. Nella foresta, il re Lear chiese a Gloucester: come vedi il mondo? E il cieco Gloucester gli rispose: lo vedo con i sentimenti, lo vedo con i sentimenti. Pensate un po', se esistesse una razza più evoluta dell'uomo sulla terra e decidesse di fare a noi ciò che noi facciamo ai nostri fratelli più giovani nell'evoluzione. Non è forse vero che noi e loro siamo tutti animali? Non diciamo di avere un'intelligenza, noi diciamo di avere un'intelligenza. Questo è vero, ma come la usiamo? Esistono tre forze di vita primaria su questo pianeta: la natura, gli animali e l'umanità. Noi tutti siamo terrestri. Traete dunque le vostre conclusioni. E mi sembra che il nostro dovere verso il creato si dovrebbe chiamare amore, la stessa cosa che la natura prova per noi da sempre, amore incondizionato. Per questo la terra si offre e permette ai frutti di maturare,
questo gli animali si offrono con i loro prodotti, con la loro stessa carne, per permettere la nostra esistenza. Ma noi non dobbiamo assolutamente abusare di questo sacrificio e dobbiamo assolutamente ricominciare a convertire i nostri propositi e i nostri pensieri ad un rispetto totale della vita di tutte le creature. Quindi io mi auguro tantissimo che il nostro mondo, con la sua umanità, si predisponga a elevare il proprio pensiero e la propria responsabilità. E la capacità dell'uomo di empatizzare con tutte le creature viventi che fa di lui un vero uomo. L'esempio, dunque, è l'unica cosa che influisce di più sugli altri. Nessuno dovrebbe tollerare che vengano inflitte agli animali delle sofferenze e neppure declinare le proprie responsabilità. Nessuno dovrebbe starsene tranquillo pensando che altrimenti si immischierebbe in affari che non lo riguardano. Quando tanti maltrattamenti vengono inflitti agli animali, quando essi agonizzano ignoranti per colpa degli uomini senza cuore, alla fine siamo tutti colpevoli e il nostro dovere è prendere parte alla vita che averne cura. Il rispetto, come vi ho detto prima, reverenziale per tutte le forme di vita rappresenta il comandamento più importante nella sua forma più elementare, ovvero espresso in termini negativi, non uccidere, e non è riferito solo agli esseri umani. Prendiamo così alla leggera questo divieto che ci troviamo a cogliere un fiore senza pensarci o a pestare un povero insetto senza pensarci, non preoccupandoci della sofferenza del nostro prossimo che sacrifichiamo ai nostri meschini obiettivi terreni. Quante volte cogliamo un fiore e lo buttiamo a terra un metro più in là? Qual è il senso di interrompere la vita? Ci viene proprio d'abitudine. Strappare una foglia, tagliare un fiore, rovinare tutto ciò che esiste semplicemente per trasmettere amore a tutto ciò che esiste, uomo compreso. Dobbiamo non soltanto non uccidere, ma se è possibile conservare la vita. E questa è una cosa importantissima, che dobbiamo, questo valore lo dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. La vita è importante di ogni essere vivente. Voi però tenete gli occhi aperti, non perdete occasione di essere misericordiosi. Perciò non ignorate con noncuranza il povero insetto caduto in acqua, ma pensate che cosa significhi lottare per non affogare. Questo diceva Albert Schweitzer, al quale abbiamo dedicato noi anche una nostra rivista, Una quarta dimensione. Vedete? Aiutatelo dunque questo animaletto, servendovi di un uncino o di un nennetto, e se poi si pulirà le ali vi mostrerà qualcosa di meraviglioso. La fortuna di aver tratto in salvo la vita, di aver agito per incarico e per conto dell'onnipotenza di Dio. Il verme smarrito sulla terra dura muore perché non può penetrarvi. Voi deponetelo su un terreno ricco, sull'erba. Ciò che avete fatto ad uno di questi piccoli l'avrete fatto a me. Queste parole di Gesù si applicano ad ogni nostra azione nei confronti delle creature inferiori e non solo degli esseri viventi, perché l'amore non fa distinzioni, eh? È per tutti ed è di tutti. Poi, più guardiamo nel profondo, come si può abbandonare un cane semplicemente perché dobbiamo andare in vacanza? Come si può togliere il nostro amore e l'amore di un cane o di un gatto che aveva per noi perché non ci serve più la sua compagnia oppure perché abbiamo altre cose da fare? Ma si può deludere così un amore così grande, ma si può. Più guardiamo nel profondo della natura, più ci accorgiamo che è piena di vita. E più constatiamo che tutta la vita è un mistero e che noi siamo uniti a ogni vita che esiste nella natura. Verrà un momento in cui l'opinione pubblica non tollererà più
divertimenti basati sul maltrattamento, l'abbandono e l'uccisione degli animali. Io spero che avvenga il più presto. Veramente morale non è che colui che soccorre ogni vita alla quale egli può portare aiuto e si astiene di far torto ad ogni creatura che ha vita. La vita in se stessa è sacrosanta, non si tradisce un amico, non si abbandona un animale. Perché se parliamo di amicizia, credo che gli animali siano stati più in grado di noi di far capire cos'è l'amicizia e cos'è l'amore. Vorrei concludere questa esposizione sul rispetto della vita in genere, sul ruolo che ha l'uomo nella creazione, con uno scritto di Madre Teresa. In questa scrittura ci spiega semplicemente con le sue parole perché dovremmo amare i nostri fratelli animali. Perché amare gli animali? Perché ti danno tutto senza chiedere niente. Perché contro il potere dell'uomo con le armi sono indifesi. Perché sono eterni bambini. Perché non sanno cos'è l'odio. Perché non sanno cos'è la guerra e non sanno cos'è il rancore. Perché non conoscono il denaro e si considerano solamente e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo, perché si fanno capire senza proferire parola, perché il loro sguardo è puro come la loro anima, perché non conoscono l'invidia, perché il perdono è ancora naturale in loro, perché vivono senza avere una lussuosa dimora. Perché non comprano l'amore, semplicemente lo aspettano e perché sono nostri compagni, eterni amici che niente potrà separare. Perché come noi sono vivi, dobbiamo amare gli animali, perché per questo e per altre mille cose loro meritano il nostro rispetto e il nostro amore. Se noi impariamo ad amarli come meritano, saremo molto vicini a Dio, Madre Teresa di Calcutta. Ed è molto importante che un essere come lei, che ha tanto amato il mondo, ci abbia lasciato in eredità questa importante comunicazione, che riguarda non solo gli esseri umani, ma tutte le creature che il Divino Padre ha permesso che potessero esistere, a farci compagnia e a condividere la loro esistenza con noi. Quindi in chiusura voglio semplicemente ricordarvi che dobbiamo sempre di più favorire dentro di noi questo cambiamento che ci porta dritti verso il totale rispetto di ogni forma vivente. Grazie per la vostra presenza, grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che noi per il momento abbiamo interrotto le nostre conferenze che avevamo già iniziato lo scorso mese, come ben sapete, per le disposizioni governative, però al momento in cui si potrà ricominciare a fare le nostre conferenze, noi ricominceremo, come abbiamo sempre fatto, di città in città, a portare le nostre comunicazioni e i nostri argomenti. Per il momento ci vedremo sulle varie piattaforme e è in programma anche un'altra diretta sulle ali del Brugio, non so come è pronunciato, Bruio, così, e sarà dedicata comunque sarete avvisati, sarà dedicata ai nostri fratelli spaziali e alle loro comunicazioni. Quindi vi auguro a tutti una buona notte e grazie per aver seguito questa diretta. Ringrazio Gaetano e tutti coloro che ci hanno seguito finora. Grazie e buona vita a tutti.